A Ragusa diciamo no alle trivellazioni. Lo abbiamo fatto con i ricorsi al TAR per impugnando i provvedimenti del Ministero dell'Ambiente che aveva autorizzato le trivellazioni in mare, il cosiddetto offshore ribleo. Lo abbiamo fatto con un atto in giunta approvando una variante del piano regolatore della città di Ragusa che tutela le aree agricole che le multinazionali vorrebbero utilizzare, vorrebbero impiegare per costruire le loro sonde. E in quel piano regolatore noi le salvaguardiamo perché sottraiamo queste aree e le dedichiamo esclusivamente all'agricoltura. Questa è la scelta che abbiamo già fatto in giunta. È una scelta che ci vede isolati in Sicilia, perché sia il governo regionale siciliano sia il governo nazionale hanno un'altra idea di sviluppo che passa dagli sfruttamenti dei giacimenti e dagli idrocarburi. Per noi non è così, per noi il nostro oro è un oro green, è un oro che passa dalla tutela del territorio, dallo sviluppo turistico, dalle bellezze del nostro paesaggio e dal rispetto dell'ambiente e non dall'oro nero. Per questo ci siamo opposti fermamente, le multinazionali ci hanno già dichiarato guerra impugnando gli atti amministrativi che abbiamo fatto fino ad ora, ma la battaglia la continueremo perché riteniamo che questo sia per noi un valore fondamentale, una tutela importante. Così come il mare non si spirtusa, non si spirtusa nemmeno la terra.